Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Equesio. I lavori della complanare ad Orvieto vanno avanti velocemente, è quasi completato il rilevato stradale. Se tutto va avanti come programmato, entro l'inverno si può inserire il ponte in acciaio, lo ha detto in consiglio comunale il sindaco Giuseppe Germani, rispondendo alle sollecitazioni della consigliera Roberta Tardani, volte a capire se da parte dell'attuale amministrazione è proseguito il rapporto instaurato con il Ministero dei Lavori Pubblici dalla precedente amministrazione per la realizzazione dell'atteso raccordo stradale tra la ex strada statale 205 Merina e la ex strada statale 71 Umbro Casentinese per l'accessibilità al polo ospedaliero. Lunedì 29 settembre alle 18 presso la sala consigliare del comune si svolgerà il consiglio comunale ad Acquapendente. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, all'ordine del giorno ci sarà la ricognizione degli equilibri di bilancio, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della sentenza Re di Beccaglia, la ratifica della delibera di giunta numero 132-2014 e numero 135-2014 per la variazione al bilancio. Si proseguirà con lo storno del fondo di riserva con delibera di giunta comunale e con la proposta della revoca della delibera di consiglio comunale al numero 13-2014. Infine, all'ordine del giorno ci saranno l'approvazione della modifica al regolamento Tari, la modifica alle tariffe Tari anno 2014 per gli agriturismi e le comunicazioni del sindaco. Manifattura additiva, un'opportunità per la crescita dell'industria meccanica, manifatturiera e biomedica, il titolo del corso breve organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia e Confindustria Umbria con il supporto di TUCEP, che si è tenuto giovedì scorso nella sede del Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Orientamento Casa del Ragazzo di Foligno. La giornata per approfondire le tecniche di stampa in 3D, ovvero il processo nel quale da un programma digitale ad hoc si è arrivata alla produzione di un oggetto solido impiegabile nella meccanica motoristica, aeronavale e nella biomedicina, come anche nell'artigianato artistico e nel design, è rivolta a studenti, docenti e dipendenti di aziende. Sì, stiamo sostanzialmente maneggiando un qualche cosa che è totalmente in evoluzione, sia come idee sia come tecnologie nuove. Come abbiamo visto dalle prime presentazioni, le più importanti aziende del mondo stanno investendo in maniera pesante e notevole su queste cose. L'ultimo rapporto di Confindustria la annovera come tra le poche cose che stanno crescendo anche in questo paese, e quindi stiamo contando di investirci, diciamo, io nella mia veste di presidente del TUCEP, con una struttura organizzativa che si occupa di formazione, ma anche nella mia veste di presidente di corso di laurea di ingegneria meccanica e di collaboratore con tutte le principali aziende, soprattutto del Folignate, e con i ragazzi, lavorando con la materia grigia, i tesisti che stiamo avviando a queste nuove tecnologie con cui stiamo facendo le prime cose in collaborazione con le aziende. È un qualcosa veramente in grande evoluzione, e io credo che oggi come oggi possiamo semplicemente fare qualcosa di utile e interessante, mettendo assieme nuove tecnologie, ma servono anche nuovi neuroni in grado di farle funzionare, di farle crescere. E per questo mi sono buttato da alcuni anni in questa avventura, ho raccolto le indicazioni di alcuni colleghi come il professor Conversini da maggio di organizzare questa iniziativa, e proprio in questo posto in cui ci sono tutte le scuole Folignate, i ragazzi giovani attorno, e come avete visto ci abbiamo portato le più grandi aziende al mondo che stanno facendo crescere queste tecnologie. Noi ovviamente come TUCEP e come Università di Perugia siamo interessati a fare il nostro mestiere, cioè sviluppare i neuroni dei ragazzi, e quindi anche oggi serve per capire come poi dovremmo modificare i nostri corsi, cosa dovremmo fare in futuro per creare dei progettisti nuovi, perché se ci sono nuove tecnologie, se ci sono nuove cose, servono nuovi progettisti, nuovi ingegneri meccanici dei corsi di laurea che rappresento a Perugia in ingegneria meccanica, ma anche cercare di seminare prima possibile per far crescere il più possibile, quindi con le teste dei giovani, dei licei, delle scuole tecniche del Folignate e tanti miei allievi ingegneri che sono presenti oggi. Non basta un però nullo stellare alla Viterbese in differita Rai Sport per avere la meglio sulla Lupa Castelli Romani. La squadra di Gregori, arrembante in fase d'attacco ma troppo fragile in difesa, pareggia infatti in rimonta contro la capolista, evidenziando ancora una volta diverse lacune da colmare. Forte del dominio territoriale, la Viterbese preme sull'acceleratore, al 23esimo riesce a portarsi meritatamente in vantaggio con Saraniti, che spinge in rete di testa un fantastico pallone servitogli da un incontenibile però nullo. Nemmeno il tempo di gustarsi il gol che i gialloblu 60 secondi più tardi subiscono la rete del pari ad opera di Noah, bravo nello sfruttare un errore di Federici e mettere il pallone alle spalle di Fadda.
Luca Castelli prende coraggio e al 31esimo riesce addirittura a ribaltare il risultato con Siglari, il quale a seguito di una discesa sulla fascia in solitario da parte di Colantoni mette il piede in anticipo sul proprio marcatore battendo l'estremo difensore giallo-blu. La Viterbese è scossa ma è brava a riprendersi prontamente pervenendo al pareggio 7 minuti più tardi su calcio di punizione di Giannone, infatti però nulla svetta su tutti costringendo la respinta miracolosa un Tassi che però nulla può sull'immediato tap-in vincente di Pacciardi da distanza ravvicinata. Ad avviato finale a Argento degli ormai compassatissimi campionati di società che ha messo in luce qualche risultato interessante benché da fine stagione sui centro nonostante il periodo settembrino solido 10-39 di Federico Raguni, Doman Michael Tumi 10-41. Il ragazzo siciliano ha dimostrato in questa stagione di poter ambire già dall'anno prossimo ad un posto di rilievo nello sprint nazionale. Da segnalare il 10-79 del decatleta Simone Cairoli in seconda serie che rappresenta la sua seconda prestazione personale di sempre. Nei 400 Davide Re si limita a controllare in un agevolissimo per lui 48-34, sufficiente a battere il 48-54 di Andrea Delfino. 1500 di spessore con un paio dei più quotati mezzofondisti veloci italiani, migliore sul traguardo Bussotti Neves Junior con 3.49.56 davanti a Della Tife Laloiani con 3.49.87 e Samuele Dini con 3.50.09. 3.000 siepi nel nome di Abdullah Bamussa con 8.53.69 che regola i due fratelli Zoglami alla Ala 8.56.62, Osama 9.06.39. Discreta gara nei 100 ostacoli con il ligure Samuele De Vardi che vince in 14.15 davanti al lecchese Dennis Lovallo con 14.40. Tra le donne i 100 li vince Martina Midei 11.96 con vento nullo, Giulia Riva seconda con 12.06 e terza Elena Bonfanti con 12.09. L'allieva palermitana Alice Mangioni conquista i 400 con un bel 55.61, quarta prestazione personale di sempre, quest'anno era arrivata a correre in 54.80 a Rieti. Nei 100 ostacoli Giada Carmassi vince in solitaria con 14.09. Per gli approfondimenti giovedì su RTUA ore 22 in Spazio Sport. Con questo è tutto, DG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTUA Quesio torna puntuale tra un'ora.